Buongiorno e ben ritrovati. Qualcuno di voi dirà: ma come? Sei ancora qui a parlarci? Ieri sera a mezzanotte hai pubblicato un video e sei già qua nuovamente a romperci le palle? Sì, eccomi qua. Però avevo alcune riflessioni da fare perché poi stanotte, prima di addormentarmi, le rotelline e gli ingranaggi hanno iniziato a girare e ho cercato anche un pochettino di trovare la soluzione a determinate cose che ci siamo detti. E poi c'è una cosa che mi tengo dentro da un po' e voglio cercare di riversarla anche su di voi, voglio cercare di contaminarvi all'interno di questo pensiero, che non è un ottimo pensiero, vi dico già la verità. Prima di tutto due informazioni di servizio, anzi una. Informazione di servizio è che finalmente abbiamo raggiunto i 100.000 follower anche su Instagram e quindi è un grandissimo traguardo, non posso fare altro che ringraziarvi. Qui su YouTube siamo più del doppio, siamo una community gigantesca a tinte bianconere ma che si basa sul calcio e quindi vi ringrazio davvero di cuore perché sono numeri spaventosi. Quando 10 anni fa ho iniziato a caricare le prime cose sul web mai avrei pensato di raggiungere questi standard e tutto questo è merito vostro, quindi vi ringrazio di cuore. In seconda battuta, ieri sera mi sono dimenticato di dire che abbiamo avuto già un'altra ufficialità, cioè quella di Hans Nikolaus Siccaviglia al Venezia. Ridendo e scherzando, la Juventus negli ultimi giorni ha trattato 4-5 ufficialità. La cessione di Hans, la cessione di Rugani, la rescissione di Szczęsny, l'arrivo di Kalulu. Abbiamo McKennie che molto probabilmente adesso andrà a rinnovare questo contratto. Ce ne sono tanti. Kostic stesso, la Fiorentina sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Ce ne sono tanti. E voi direte, grazie al piffer, l'ultima settimana. Sì, esattamente, è questo il punto. Quindi la Juve sta iniziando a muoversi e vediamo se anche l'uscita di Miretti, che è prevista comunque nelle prossime ore, si potrà verificare già oggi. Però stanno iniziando pian pianino, molto pian pianino, dopo un'impantanata generale di calciomercato, a mettere al loro posto le cose. Ieri sera vi ho parlato di Sancho. Rimane il fatto che per me Sancho è un giocatore che devi tenere lì fino all'ultimo, poi possibile, non possibile, non lo so. Per me è un giocatore che può arrivare a determinate condizioni e vi ho parlato dello scoglio più grande, cioè quello legato all'ingaggio. Infatti si è discusso anche un pochettino del fatto che ieri la Juve abbia avuto un approccio direttamente con l'entourage di Sancho, molto probabilmente per comprenderla, l'evoluzione e la possibilità, la fattibilità di questa operazione, ma non ancora con lo United. Lo United mi preoccupa meno, devo dirvi la verità, rispetto ovviamente al ragazzo, perché dovrebbe andare a rinunciare a tanti, tantissimi soldi. Poi nel caso si potrà discutere con lo United e vedere se è possibile avere anche un aiuto, uno sconto, un supporto per il pagamento dell'ingaggio. Però lo scoglio più grande, non dobbiamo prenderci in giro, deve essere chiaro, è l'ingaggio. Ok. Domanda, prima delle domande, perché oggi è un video in cui faccio delle domande. Non vi do delle opinioni, vi faccio delle domande. Sancho sarebbe l'alternativa a Nico Gonzalez? Sarebbe l'alternativa a Kob Meiners? È una voce messa in giro per cercare di mettere fretta all'Atalanta e alla Fiorentina? È una voce concreta? Che cos'è? Queste sono le domande che dobbiamo farci. E cercherò di dare un po' la mia interpretazione a tutte queste domande. La prima. Comunque la Juventus e la Fiorentina non hanno accantonato definitivamente l'idea Nico Gonzalez. Cioè, il nome di Sancho e il nome di Nico in questo momento sono entrambi presenti nei pensieri della Juventus, che non significa che li potranno fare insieme, o almeno per me sarei veramente stupito di vedere la Juve che fa questi due colpi insieme, a meno che poi non rinuncia a Kob Meiners. Se rinuncia a Kob Meiners e fa Sancho più Nico, allora posso dirvi può essere, ma se la Juve è in previsione di fare questa grossissima offerta all'Atalanta per Kob Meiners, dubito che poi possa avere anche la forza di andare a fare quel doppio colpo sugli esterni. Sarei veramente sorpreso, stupito, meravigliato, perché per me no, per me è veramente difficile. Però mi viene da dire, non è che il nome di Sancho non è soltanto un aspetta, provo a cercare di capire se ci sono altre opzioni, ma un Fiorentina di cosa stai parlando? 40 milioni di euro non esistono e guarda, ci metto un secondo ad andare su un altro giocatore anche più forte. Poi, in un mondo ideale, lo scriveva anche qualcuno ieri sera nei commenti, Sancho non può mai essere l'alternativa a Nico Gonzalez. Cioè, Sancho è un giocatore di un livello molto alto, in Serie A difficilmente possiamo trovare oggi
dei giocatori di quel livello lì, a livello di potenziale, quindi non può essere l'alternativa. Cioè, se c'è la possibilità di prendere Sancho, la possibilità di prendere Nico Gonzalez, secondo me non ha mai senso andare sull'argentino. Poi è ovvio che per Sancho dovresti fare uno sforzo economico maggiore per quanto riguarda l'ingaggio, e probabilmente anche sul cartellino, perché anche il cartellino di Sancho, secondo me, una quarantina di milioni abbondanti li devi andare a prendere. Però è ovvio che poi sì, paghi di più, però hai anche un giocatore differente in mano, hai un giocatore che è di tutta un'altra pasta. Questo però è una considerazione puramente personale. Quindi, alternativa uno all'altro, voce messa in giro, possono essere vere tutte. È ovvio che le risposte sono molto paracule perché non abbiamo la verità assoluta in tasca, non stiamo facendo una ricostruzione giornalistica, ci stiamo facendo le domande e ci stiamo dando delle risposte. Quindi sì, possono essere vere entrambe. Sancho, alternativa a Cobb-Meiners? Questa è la domanda che più di tutte mi fa impazzire e vi spiego il perché. Intanto, la Juventus avrà la potenza di fuoco necessaria per fare questo doppio colpo? Cioè, per me, se la Juve chiude sia Sancho che Cobb-Meiners nella prossima settimana, non dico che fa il miglior mercato della Serie A, perché poi vediamo cosa fanno le altre, però probabilmente sì. Cioè, se tu riesci davvero, perché c'è Di Chiesa, c'è Di Kostic, eccetera, 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 a prendere sia Cobb-Meiners, sia Sancho, dopo Thuram, Douglas Luiz e tutti quelli che sono arrivati, per me la Juventus fa un capolavoro. Fa un capolavoro. Poi probabilmente servirebbe comunque un altro esterno di riserva, non un nome altisonante, per quello che vi dico, dubito Cobb-Meiners, Nico e Sancho, ma anche per un discorso di titolarità, di rotazione, non solo economico, che è il principale da mettere alla base. Poi è anche vero che Bangula, stanno rinnovando il contratto e abbiamo già visto che Thiago Motta determinati giocatori li può premiare dopo il duro lavoro, la meritocrazia, abbiamo discusso tanto in queste settimane. Quindi chissà, chissà, potrebbe anche essere una roba di questo tipo. Ma perché vi dico Cobb-Meiners alternativa a Sancho? Anzi, passo indietro, scusate che non ho finito l'altro discorso. Perché la Juventus potrebbe pure riuscire a farli tutti e due, Cobb-Meiners e Sancho, però bisogna capire una cosa, cioè è necessario comprendere una situazione. La Juventus a bilancio ha lo spazio per farli entrambi? Perché io non sono un grandissimo esperto di bilancio, partendo da questo presupposto, non sono un commercialista. Però, ovviamente, facendo questo lavoro devi cercare di capire determinate dinamiche. E quindi quello che ho capito è che la Juventus oggi ha la possibilità di mettere ancora a bilancio un grande colpo, quindi quello magari di Cobb-Meiners, più un prestito anche grosso. Questo prestito anche grosso però non può essere un obbligo, perché verrebbe comunque iscritto bene o male come un acquisto già in questa sessione di bilancio, dove la Juventus non potrebbe inserire ulteriore carne al fuoco. A grandi linee dovrebbe essere una roba di questo tipo, a meno che non sia un prestito con diritto di riscatto o un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. In quel caso la Juventus potrebbe farlo. Quindi la partita, secondo me, si gioca lì, sulla formula che poi nel caso si può trovare con Sancho, per cercare di capire se questo doppio colpo può essere tranquillamente iscritto a bilancio oppure no. Questa, secondo me, insieme all'ingaggio di Sancho, è la chiave per capire se la Juve ha proprio lo spazio per fare una manovra di questo tipo, una doppia manovra ingombrante di questo tipo. Ma però non si dice. Però, Sancho e Cobb-Meiners, uno alternativa all'altro, sì o no? Tatticamente no, non può essere così, perché Cobb-Meiners è un centrocampista offensivo che può giocare anche in mediana, Sancho è un'ala. È un esterno a tutti gli effetti. Sono giocatori che non giocano nello stesso ruolo, nella stessa posizione. Quindi no, da questo punto di vista no. Possono diventarlo economicamente. Come dicevamo prima, bisogna vedere quanto spazio ha la Juve per iscrivere ancora determinate operazioni a bilancio. Qual è il tarlo che ho nel cervello da qualche giorno? Il dis contro il Como. Il dis contro il Como. Perché Cobb-Meiners arriverebbe a giocare esattamente in quella posizione lì, o giù di lì, in una posizione molto centrale, dove abbiamo già visto anche Douglas Luiz. Quindi nei due dietro Vlahovic o nell'uno dietro Vlahovic quando è in fase di non possesso. Yıldız può pure fare l'esterno e Thiago Motta già l'altra sera ci ha spiegato che a seconda delle caratteristiche degli avversari lui andrà ad adattare determinati giocatori e che per lui Yıldız può giocare in qualsiasi posizione offensiva
E questo è un dato di fatto. Yildiz adora comunque partire dalla sinistra, è stato decentrato leggermente rispetto al vero e proprio trequartista, la seconda punta, partiva comunque da sinistra, dava ampiezza, dava anche supporto a Mangulà, a volte dava raddoppiare su quella fascia, come abbiamo visto anche nell'analisi tattica. Però Yildiz contro il Como, è logico che ti faccia pensare, lo mette lì perché con Manners si complica, è difficile, non arriva e quindi andiamo a prendere due esterni. Per quello vi dicevo, se non prendi con Meiners, forse Sancho più Nico li puoi fare. Poi probabilmente sono due giocatori che preferirebbero partire tutti e due da destra. Ma questo poi lo vedremo nel caso perché secondo me con Meiners non è ancora saltato. Però quel tarlo lì inerente a Yildiz, vi dico la verità, ce l'ho. Poi Thiago Motta cambia. È sempre. E per una stagione così lunga, così difficile, così complicata la Juve, è meglio avere più giocatori, più opzioni e che sia il nostro mister avere la patata bollente in mano e che possa studiare, inventare, giocare, spostare, avere tutte le sue cose da poter fare. A lui piace essere sempre diverso, quindi benissimo. Però vi dico che quel tarlo mi è venuto per forza di cose. Concludo dicendo che la situazione con Manners è francamente imbarazzante, imbarazzante, perché oggi tutto quello che si dice su Conmaners è solamente questo manda i certificati medici. Cioè, certificati medici che poi vengono anche pubblicati, violazione della privacy a go-go, va bene, robe in tutte le trasmissioni televisive, i certificati medici, i certificati medici, i certificati. Cosa ne pensate? Ogni riferimento a queste situazioni è puramente voluto, eh? Non puramente casuale, puramente voluto. Però la situazione Conmaners è francamente imbarazzante. Soprattutto perché l'Atalanta in questo momento si sta tenendo lì un capitale a cui era stato promesso una cessione in caso di un'offerta ritenuta adeguata. La Juventus quest'offerta l'ha fatta. Se l'Atalanta vuole arrivare fino all'ultimo giorno di mercato e fare la stronza, fa parte del gioco, per quanto possa darci fastidio, ma fa parte del gioco. Però io credo che la Juve a un certo punto debba capire se mollare l'ha preso oppure no. Perché se anche al netto, al fronte di 60 milioni di euro comprensivi di bonus, per un giocatore fuori rosa che continua a mandare i certificati medici perché si sente tradito dalla società e vuole cambiare aria, questi non lo mollano. A me dispiace per il giocatore tantissimo, sia a livello sportivo, perché per me Conmaners è fondamentale, fondamentale nella Juve di Thiago Motta, fondamentale per me. Un giocatore meraviglioso che io amo, mi dispiace anche pagarlo così tanto in Italia, ve l'ho già spiegata questa cosa, mi dispiace tantissimo, ma è un giocatore che il mister ha identificato come chiave nel progetto e quindi sono per prenderglielo. Però se questi anche al netto di 60 milioni di euro non lo mollano, mi dispiace sportivamente, ma soprattutto mi dispiace umanamente per il ragazzo, perché è una situazione terrificante, terrificante, quella che stanno facendo vivere a questo giocatore, che non ci vuole più stare lì, non vuole più starci dopo aver vinto un'Europa League da protagonista, ha rinunciato pure a una Supercoppa pur di, cioè, per far capire quanto ci tiene ad andare via. Niente, Nisba è ancora lì. Situazione grottesca. E quindi, se poi questi decidono che il giocatore non è in vendita anche a queste condizioni, prima paravanti patate bollenti, patata bollente la do in mano a Percassi, che si tiene in rosa un giocatore così, che non vuole giocare e che viene clamorosamente deprezzato in vista dei prossimi mercati. Mi dispiacerebbe veramente tantissimo a livello umano per Conmaners in prima persona e poi a livello sportivo perché ovviamente averlo o non averlo cambia. La posizione di Yildiz contro il Como apre la possibilità, la strada a un doppio colpo, se non un triplo colpo sugli esterni piuttosto che sulla tre quarti. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti perché abbiamo fatto tante domande, ci siamo fatte tante domande, cerchiamo di darci delle risposte. Le mie le avete, ora aspetto le vostre.